Play 38. Rivedi dall'inizio il programma in onda. Premi freccia su sul tuo telecomando. Buona visione. Tada! La si usa per fare effetto. La si usa quando si vuol creare meraviglia. La si usa per mostrare un bel piatto. Tada! Un'unica parola per stupire. Tada! Su RTV 38, Tada! La TV che non ti aspetti. Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Tada. È mercoledì e insieme ad un ricchissimo parterre d'ospiti parleremo di salute, benessere e medicina, iniziando da SOS Pronto Soccorso. Tada! Prego, prego. Dica, professor dica, dica. Grifoni, carissima, carissima, la vedi in forma splendida. Come sta? Bene, grazie. Io anche sto lei. Bene, io sto bene, sono qui, sto bene. E come ha trascorso l'estate? Siamo benissimo, tutti benissimo, lavorando, molto lavorando. Qualche sono andato in vacanza, diciamo, vacanza. Ho fatto delle cose bellissime. Possiamo per sapere 5 dove? Giorni. Non si può, non si Niente. Può. No, sono andato fuori Italia e sono stato veramente molto bene. Molto bene e spero di ripetere velocemente questa esperienza. Oggi non le dirò perché. Sì, sono molto felice. Noi certo, molto sono tantissimo. Ritornato a Londra dopo tanto tempo. Londra. C'è stata una coincidenza, stavo venendo via, è morta la regina, poverina. Mi hanno cominciato a dire, ha visto, non l'hai salvata lei. Ma hai capito? 94 anni, poveraccio. È 96. E poi sono andato a Parigi e a Parigi sono stato molto bene, devo dire anche lì, anche se il tempo non era favorevole. E oggi lo sai cosa ho fatto di nuovo? Cosa? Però voglio dire, sì. Sono passato, invece di prendere l'aereo da Londra a Parigi, ho fatto invece proprio sotto la Manica, sai, con il treno ci sono gli Eurostar che fanno da Londra verso Parigi. E sono stato molto bene perché in 2 ore e mezzo mi sono trovato a Parigi alla Gare du Nord e non me ne sono nemmeno accorto. Devo dire, pensavo di andare sotto la Manica, vedere i pesciolini, tutte le cose, invece no, era un tubo e si passava, c'era quelli che controllavano i biglietti, come un Eurostar normale. Benissimo, normale. Dopo questa pillola di geografia adesso arriviamo alle pillole sulla medicina, perché ecco, oggi parleremo del dolore al torace. Quanti tipi di dolore esistono? I tipi di dolore al torace sono tanti, perché il torace e le strutture del torace, ci sono le strutture muscolari, ci sono le strutture ossee, sono le coste, c'è lo sterno e poi ci sono gli organi interni, il polmone, poi il cuore, poi c'è anche l'esofago, c'è la trachea e i bronchi. Quindi pensi un po' quanta patologia possono esprimere queste strutture anatomiche. Invece noi la raccogliamo, il dolore toraceo, quelli pericolosi, e sono per i medici che operano appunto in pronto soccorso, sono 5 sostanzialmente o forse 6, quelli più pericolosi, e sono ovviamente il dolore al petto di un infarto di cuore, il dolore al torace di un'embolia polmonare, cioè di un embolo che si stacca dalle gambe e va verso il polmone occludendo la circolazione polmonare, di un ingresso di aria all'interno della cavità pleurica, che noi definiamo pneumotorace, perché la cavità pleurica fra i due foglietti pleurici è una virtuale, quando invece entra aria per qualsiasi cosa, può essere spontanea per delle bollicine che si formano sul polmone oppure anche per un trauma. E poi c'è la dissecazione aortica, quando l'arteria più importante dal cuore va verso la periferia, che è l'aorta, si rompe una parte della parete e quindi determina queste dissecazioni aortiche, che a volte purtroppo sono anche mortali, perché
danno delle insufficienze al cuore e il cuore ne soffre moltissimo. Oltre a questo c'è ovviamente anche altri tipi di dolore. Questi sono quelli in cui i medici del pronto soccorso sono più attenti, perché non è che quando uno si presenta col dolore al torace, non è solo il dolore al torace, ma c'è tutta un'altra serie di cose, per esempio come sta generalmente, dov'è il dolore, come si è verificato, quanto tempo è durato, se si è associato alla nausea oppure no, se ha avuto la sudorazione agida. Per poi capire no. Che cosa quindi è. Per poi capire dettagli. In generale. I dolori al torace che sono più importanti sono prima di tutto dolori improvvisi, cioè vengono all'improvviso, primo. Secondo, si associano quasi sempre a una sensazione molto particolare, cioè dicendo particolare vuol dire è un dolore che magari nessun altro o nessuno, la persona in nessun'altra occasione ha manifestato, ha avuto. Quindi lo riconosce e dice strano, è un dolore strano, oppure mi sento strano. E poi si associa alla voglia di vomitare, alla sudorazione algida, perché è una reazione di tipo, okay. Si dice adrenergico. Per cui ecco, queste sono le cose più, devo dire, i sintomi più importanti, perché a livello del torace, lo vuoi sapere? Sì. Beh, allora glielo dico. Perché poi, oltre al torace c'è anche il sotto, c'è praticamente dei dolori che sono sottodiaframmatici, perché anche il diaframma partecipa, possono determinare il dolore al torace. A volte, per esempio, ci sono delle coliche di fegato, oppure una parte inferiore della parte superiore dell'addome, inferiore del diaframma, che possono dare degli sintomi che mimano delle situazioni cardiovascolari. Benissimo, grazie mille professore, ci torniamo più tardi. Bene. Adesso andiamo avanti con chirurgia e medicina estetica. Insieme ad Antonella 40. Carlotta, buonasera. Come piacere sta? Essere tutto qui. Bene, grazie, è un piacere. L'estate tutto bene? Tutto bene, breve ma intensa. Come sempre. Grazie, grazie. Ma mi è servita molto per riprogrammare tutto il mio lavoro. Oggi parliamo del rimodellamento del profilo. Che cos'è la profiloplastica? Ok, dunque, interessante, perché la profiloplastica è un trattamento, diciamo, un trattamento nuovo. Perché finora abbiamo sempre trattato il volto, che suddividendolo nel terzo superiore, terzo medio, che è il mid face, e il terzo inferiore. Sono sempre state considerate come tre unità anatomiche, per quanto trattate singolarmente. Oggi invece c'è la possibilità di trattare il volto, e quindi la profiloplastica non chirurgica, ma eseguita a livello ambulatoriale con dei prodotti a base di acido ialuronico, che facciamo degli impianti con prodotto biocompatibile, riassorbibile di tutto il profilo, proprio per ripristinare i volumi, ricostituire e ricreare forme. Di che cosa? Della fronte, del naso, delle labbra e anche del mento. Possono essere eseguite one shot, quindi vuol dire in una sola seduta, oppure programmando step by step fino ad arrivare a un accettabile risultato estetico, che cambia il profilo, lo aggrazia, lo rende più bello, più armonioso. Io per esempio questa tecnica, la tecnica frame shape, partiamo dalla fronte, l'ho presentata al 23° congresso della CIES all'inizio nel 2022, è una tecnica molto interessante, perché la fronte fino a poco tempo fa veniva trattata, il gold standard era la tossina botulinica, il Botox. Il Botox però è un neurotrasmettitore, quindi blocca la neurotrasmissione, è una tossina, quindi che cosa fa il Botox? Blocca in qualche modo i recettori che sono responsabili del movimento, quindi quando arriva lo stimolo trova il recettore occupato, lo spiego così in maniera molto semplice, quindi il muscolo non si contrae più, però non contraendosi fa una paralisi flaccida.
questa paralisi mi crea una diminuzione della contrazione. Se il muscolo non si contrae, non si muove, non fa le ombre, non fa le rughe, quindi assenza totale di rughe ma anche di mimica. Però non va ad agire su quella che è la forma. Vediamo che la forma della fronte subisce con l'aging una alterazione, una modificazione a livello strutturale osseo. L'invecchiamento infatti non è solo della cute, quindi le rughe, le macchie, non solo della cute, ma anche dei muscoli, del tessuto adiposo e delle ossa. Vediamo questo processo di invecchiamento come crea queste iperostosi nella parte alta e un affossamento invece nella parte più bassa. Vedete che la fronte non è più bella, rotonda, convessa, ma si formano delle concavità. Quelle concavità che sono riassorbimento osseo, purtroppo sono responsabili di ombre del viso. E allora con questa nuova tecnica, perché frame shape? Frame perché è la cornice, la fronte deve essere considerata come la cornice che occupa tutta la parte del terzo superiore del volto e deve essere trattata prima con la tossina botulinica, quindi si eliminano le rughe, e poi con l'acido ialuronico. E il nostro concetto, il mio concetto è quello dell'avere un concetto di balance, di equilibri, sì. Equilibri tra forme e volumi, quindi mai scinderle tra di loro. La forma deve essere sempre una bella forma rotonda, armonica, che predilige, diciamo, la ricostituzione di una struttura che toglie le ombre dal volto, ombre che sono naturalmente fonte di zone antiestetiche e di invecchiamento. Dopo ci dice anche se la profiloplastica è richiesta e quanto è richiesta. Okay. Grazie mille. Adesso andiamo avanti con urologia. Insieme a Pier Andrea della Camera, ben ritrovato! Buonasera a te Carlotta. Come sta? Ai colleghi e anche ai nostri spettatori. Benissimo, anche se le vacanze sono durate un po' poco, come sempre, insomma, come sempre. Ma ci sono state. Ci sono quindi state. Quindi l'importante però, è questo. Però si va in vacanza e poi dopo c'è un periodo per recuperare dalle vacanze, insomma, di riassestamento. Di cosa parliamo oggi? Lo leggiamo. Disfunzione erettile. Che cosa si intende? Allora, la disfunzione erettile sembra strano, ora dirò una cosa e molti i colleghi qui, insomma, strabuzzeranno gli occhi. Non è una patologia, ma è un sintomo. Perché? Questa è una cosa difficile da far capire anche ai nostri pazienti in ambulatorio. Perché la disfunzione erettile è un sintomo e poi, se ne avremo modo durante la puntata, ne parleremo di una patologia che più o meno grave che ci può essere alle spalle. In ogni caso la disfunzione erettile è l'impossibilità di poter avere un rapporto soddisfacente, quindi sia in termini, diciamo, di penetrazione, di durata, e quindi che il nostro paziente giudica come insoddisfacente. Diciamo che le cause della disfunzione, soprattutto la disfunzione erettile, è una patologia che oggigiorno si vede un po' a tutte le età. E sembra strano, ma molte volte quando, ecco, io vedo una persona in ambulatorio, casomai anche abbastanza giovane, quella persona mi dice: guardi dottore, ma secondo me non le saranno sicuramente capitate persone giovani come me che hanno questa problematica. Di quale età stiamo parlando? Alle volte può capitare anche persone che hanno, un po' più raro, ma che hanno anche 25 anni, 26 anni. Ok, la cosa che tutti quanti noi urologi e forse anche tutti quanti i colleghi qui presenti penseranno, diranno: ma sicuramente sarà una motivazione psicologica, no? 25 anni è difficile che nel fiore dell'età una persona possa avere una patologia. Però invece al contrario, per carità, non è qualcosa che succede di frequente, però alle volte si trovano persone che hanno poi delle problematiche più importanti alle spalle, quindi poi si scopre tutto un mondo. E che quindi per questo motivo è importante rivolgersi da un urologo. Perché? Perché lui deve essere il primo ad analizzare la situazione e capire se c'è una problematica medica oppure una problematica psicologica. Ecco, la slide che vediamo in sovrimpressione, se così si può dire, ci spiega un po' come avviene l'erezione. Perché io sono convinto che molti dei nostri colleghi qui, che sono bravissimi nelle loro specializzazioni, però questa parte di anatomia molto spesso la dimenticano, perché è una parte, diciamo, che alle volte viene un pochettino così sorvolata anche durante il corso di studi. Allora, che succede? Che quella che ho, oltretutto il disegno è fatto da me, quindi nel senso, ah, sì? Si vede, diciamo, l'artigianalità del disegno, ma è una slide che io proietto. L'importante è capirlo. L'importante è capirlo.
Quello rosso è l'arteria, prof. Ah, è l'arteria. No. Allora, rimettiamo la slide, così la vediamo. Iniziano le domande. E questo è il bello di essere con il prof Grifoni in trasmissione. Allora, che succede? Normalmente, in condizioni normali, quella rossa è l'arteria che trasporta il sangue praticamente al pene. Il pene è quella struttura, diciamo, cilindrica, diciamo, azzurrina che ho disegnato. In condizioni normali il sangue arriva al pene giusto, quella quantità normale solo per nutrire praticamente il pene, e poi fuoriesce da quelle vene che si trovano, che ho disegnato come quel cilindro un po' blu più scuro. Durante l'erezione che succede? C'era un'altra slide, se ricordo bene, che avevo inviato. Comunque, durante l'erezione che succede? Arriva lo stimolo erogeno praticamente a livello penieno, e quell'arteria disegnata in rosso si dilata, quindi arriva più sangue al pene, il pene aumenta di dimensioni e quindi va a strozzare praticamente quelle vene che portano via il sangue. Quindi il pene, che è il cilindro più diciamo azzurrino, aumenta di dimensioni, strozza quelle vene che portano via il sangue, e quindi aumenta la turgidità praticamente peniena. Ora, perché vi ho detto tutte quante queste cose simpatiche? Diceva, no, prof? No, dicevo che se hai fatto un'immagine e somiglianza, complimenti. Spazio all'immaginazione. Spazio all'immaginazione, diciamo. Ah, ecco, giusto, sì. Così. Sì, però, allora, perché... Data anche l'ora del programma. Cioè, non siamo in fascia protetta. Questa addirittura c'è anche l'upgrade. Perché? Perché che succede? Quando arriva lo stimolo, ecco, erogeno, quello che dicevo prima, viene prodotto quel NO, che il professor Grifoni ci dirà che è monossido d'azoto. Praticamente il monossido d'azoto quindi fa aumentare il flusso di sangue arterioso che arriva verso il pene vedete che si ingrossa, va in erezione e vengono strozzate le vene che portano via il sangue. Quelli che vediamo a sinistra sono gli item più importanti che possono provocare una disfunzione erettile, che già vedo dalla mano Carlotta che dobbiamo trattare successivamente, l'ho capito. Successivamente e dopo ci dirà anche quelle che sono le cause. Grazie mille. Perché adesso andiamo avanti con Istituto Radiologico Val d'Arno. Insieme a Federica Tavanti, che non ha più bisogno di presentazioni. Buonasera Carlotta. E Alessandra Brilli. Salve, buonasera a tutti. Benvenute e grazie per essere con noi. Grazie a voi per l'invito. Quando parliamo di Istituto Radiologico Val d'Arno, ormai sappiamo che parliamo di un istituto altamente formato che offre un ventaglio di servizi. Oggi siete qua per parlare di un servizio in particolar modo. È nuovo ed è quello di endoscopia digestiva. Esattamente Carlotta, come sai appunto Istituto Radiologico Val d'Arno offre un vasto ventaglio di esami e di specializzazioni. Diciamo che il nostro istituto si impegna a dare sempre maggior servizi e maggior qualità e professionalità del servizio. La nuova specializzazione che viene introdotta appunto a breve nel nostro istituto nel mese di ottobre avrà inizio l'attività di endoscopia digestiva, quindi sarà possibile prenotare presso il nostro istituto gastroscopie e colonoscopie che potrebbero venire fatte ecco, anche in sedazione cosciente, quindi avremo un anestesista dedicato e ovviamente dei professionisti dedicati a questo. Quindi questa è la grande novità che verrà introdotta nel mese di ottobre. Questo è uno dei servizi che offrite, anche esatto. Perché ricordiamo che proprio nel mese di ottobre sarà il mese di prevenzione contro il tumore al seno. Esatto, Istituto Radiologico Val d'Arno si sta preparando ecco, al mese di ottobre, il mese della donna, il mese rosa, il mese della prevenzione contro il tumore al seno, quindi proporrà vari pacchetti insomma per poter permettere a tutte le donne di accedere ai nostri servizi di prevenzione, perché la prevenzione è fondamentale a qualsiasi età. E in qualsiasi mese. Esatto, non solo nel mese rosa. Gli altri servizi quali sono? Sì, salve e grazie di averci invitato. Ricordo che il nostro Istituto Radiologico Val d'Arno adesso è nella sede nuova a San Giovanni Val d'Arno in via dell'Energia numero 20 nella zona stadio.
È un luogo tutto nuovo, molto grande, fruibile da qualsiasi tipo di paziente con qualsiasi problematica. Abbiamo due reception, una al piano terra e una al piano superiore, accessibile con scale e vari ascensori. Il nostro orario, ricordo che è un orario continuato dalla mattina alle 8 alla sera alle 21, quindi diciamo pausa pranzo piuttosto che pausa cena, si possono fare gli esami e le varie visite o cose del genere. Siamo aperti anche il sabato e la domenica dalle 8 alle 17, quindi insomma un servizio molto importante per il territorio. E il nostro team, molto preparato, professionale, motivato, vi accoglie e comunque il nostro obiettivo è quello di abbattere i tempi di attesa, il nostro obiettivo è quello di avere delle refertazioni sempre in meno tempo possibile, poi dopo vi spiegherà meglio è molto importante. Tutto questo poi vi aiuta a fare la differenza. Esatto. Grazie Federica, grazie Alessandra, ci torniamo più tardi. Benissimo. Adesso andiamo avanti con la salute dei nostri denti. Ta-da! Insieme a Paolo Francesco Orlando, non ha più bisogno di presentazioni anche lei, come sta e come è andata l'estate? Allora, molto bene, intanto grazie, un saluto carissimo al professor Grifoni, ma soprattutto a tutto lo staff di RTV38. Che poi alla fine siamo diventati tutti una grande famiglia. L'estate è andata molto bene, io sono andato all'estero quest'estate, ho fatto un bellissimo viaggio in California con la mia famiglia, che consiglio, ovviamente è un viaggio impegnativo da un punto di vista economico, ma lo consiglio perché la California veramente apre moltissimo, diciamo, sono avanti in cultura, sono avanti in tantissime cose. Quindi andarci almeno una quindi volta. Quindi diciamo è un'esperienza secondo me che uno riporta a casa tante cose, oltre che all'emozione del viaggio stesso evidentemente. Quindi bene, devo dire molto bene, sono tornato ormai già da diverso tempo, infatti non mi ricordo nemmeno più, ormai è più di un mese che sono qui, quindi assolutamente sono rientrato nel mood, ecco, diciamo così. E oggi è qua con noi. E ci parlerà di ontofobia. Allora, no, odontofobia. Allora, ha lasciato qualche lettera. Vabbè, sai, sono tutte parole purtroppo che vengono dal greco, come sappiamo in medicina, okay. Estremamente difficili. E infatti, diciamo, nei primi esami tutti i medici hanno difficoltà a ricordarsi queste parole, chi più chi meno. Assolutamente. Allora, intanto diamo una definizione di cos'è. Certo. Odontofobia è una paura primitiva della persona che già solo a sentir parlare o a pensare di dover fissare un appuntamento dal proprio dentista, questa mette cosa pensiero. No, proprio blocca la persona, paura. La terrorizza, cambia le proprie abitudini, dorme male la notte e così via. Purtroppo è una paura che coinvolge circa metà dei nostri pazienti, tant'è vero che questo tipo di dato corrisponde alla quantità delle persone che non si recano normalmente dal proprio dentista in modo... Quindi stiamo parlando di metà popolazione. Insomma, una buona fetta. Peraltro questa, diciamo, questo numero così importante determina che queste bocche, se così possiamo chiamarle, sono bocche che arrivano negli studi completamente distrutte, completamente da restaurare. La paura purtroppo spesso è legata o a un trauma precedente, magari avvenuto in epoca passata, quando l'attenzione del professionista, quindi la gestione del dolore e delle sue conseguenze, anche in età pediatrica, non era, diciamo, ottimamente gestita, no? Oggi ci sono strutture che danno molta importanza a questo, perché sappiamo che i pazienti messi peggio sono proprio questi che hanno poi anche un problema personale nel rivolgersi al dentista. Ne parleremo dopo, sicuramente anche i colleghi hanno esperienze di questo tipo, di pazienti che sono spaventati, terrorizzati o dall'ago o anche solo da un rumore. Famoso è l'odore del dentista, no? Quel classico odore di eugenolo
che si sentiva un tempo in tutti gli studi. Il professore dice anche del frusciante, del verdone. Sì, ebbene sì, c'è questo problema. Però devo dire questo, che io lavoro da 26 anni. E cioè dei costi. Dei costi legati anche al dentista. Ha ragione nel dirlo, assolutamente. Io non mi nascondo dietro a questa cosa. Io ai 26 anni dicevo che lavoro, e quando ho iniziato a lavorare le tariffe erano ben più alte di adesso. Le tariffe sono scese, sono già più abbordabili rispetto a un tempo, c'è una maggior concorrenza, quindi questo favorisce anche delle tariffe calmierate. È indubbio che certi tipi di pazienti, che quelli che si vede noi, stamattina ne ho visto uno che nel superiore aveva 3 denti, una persona di 42 anni. Ovviamente si è fatta crescere i baffi per nascondere questa situazione, come spesso, non lo so, anche negli altri ambiti, questo è una cosa che magari osservano anche i colleghi, però questo non mangia, non parla, si vergogna a uscire con una persona, si vergogna a condurre una vita normale, e tutto è fondato non solo sul portafoglio, prof, perché io se oggi devo comprarmi la macchina nuova posso ricorrere a un pagamento rateale anche a lungo termine, cosa che tempo fa non era possibile, e così anche dal dentista. È legato proprio al terrore che questo ha. Per farlo sedere sulla poltrona ho dovuto, diciamo, avere con lui un colloquio che creasse una fiducia come persona e non come professionista. Poi ne parleremo, penso, sì, più tardi. Dopo ci spiega anche come avviene l'approccio con un paziente con questa assolutamente, molto volentieri, assolutamente. Grazie comunque mille. Devo dire, se mi permetti, sì, che Carlotta, gli anni passano, ma lei resta sempre stupenda. Io questo lo devo dire, assolutamente. Alla dentatura. Dentatura perfetta. Grazie mille, grazie mille. Ma adesso andiamo avanti con Baby Doctor. Insieme ad Alessia Bertocchini. Grazie per essere con noi e ben ritrovata. Grazie. Lei come sta? Ormai finisco. Bene, e è un piacere essere qua con voi. Oggi parliamo di alcune problematiche che potrebbero presentarsi nei bimbi fascia d'età 0-2 anni. Iniziamo dal bimbo maschio. Cosa fare, ad esempio, se i testicoli non sono nello scroto? Benissimo, è una domanda poi anche abbastanza frequente e soprattutto è una problematica per i genitori. Intanto, quanti bambini nascono senza i testicoli nello scroto? Circa il 3%. Il 3% dei nati a termine, mentre i bambini prematuri arriviamo addirittura a un 10-30% che potrebbero nascere senza avere uno o entrambi i testicoli all'interno dello scroto. Quindi si parla comunque di numeri evidenti. Intanto la patologia si chiama criptorchidismo, criptos, chiaramente, che significa nascosto. Poi esiste un testicolo ritenuto palpabile all'interno del canale inguinale o un testicolo ritenuto non palpabile a livello dell'addome, perché una curiosità è che i testicoli appunto non si formano direttamente all'interno dello scroto, ma si formano all'interno dell'addome, in particolar modo vicino ai reni, poi tendono a scivolare verso il basso scavando un dotto che si chiama peritone vaginale e arrivano nello scroto. Abbiamo detto però nel 3% dei bambini nati a termine non ci sono, addirittura un terzo è bilaterale, non sono presenti entrambi, nei 2/3 è monolaterale e il destro, questa è un'altra curiosità, è quello più colpito. Intanto che cosa fare? Cercare di capire se il testicolo c'è o non c'è, perché ci sono anche situazioni in cui il testicolo o non si è formato, la genesia testicolare, o si era formato ma ha sofferto ed è regredito nel caso di atrofia, invece speriamo che anche se nascosto ci sia. Se è palpabile è più facile ed è più frequente nel canale inguinale, si segue con la palpazione e con l'ecografia nel primo anno di vita. Possono scendere fino a tutto il primo anno di vita, tant'è vero che questi bambini arrivano al primo anno che solo l'1% rimane con il testicolo ritenuto. Una volta che il testicolo ritenuto all'anno di vita non è più sceso, da solo purtroppo non scende più e quindi arriva il chirurgo pediatra.
quando si devono operare questi bambini? Presto, intorno ai 15-18 mesi, massimo direi 2 anni, anche i ritardi operatori che ci sono purtroppo dopo la pandemia non ci giustificano il ritardo dell'intervento chirurgico, perché i testicoli devono stare nello scroto. Perché? Perché la temperatura corporea all'interno dello scroto è di circa 1 grado meno rispetto all'addomo o linguine, cioè del nostro interno. E quindi il testicolo deve stare a temperature meno elevate. L'orchidopesse è l'intervento chirurgico che eseguiamo, di solito un intervento in dei surgery, quindi una chirurgia di un giorno, quindi abbastanza routinaria, ma va fatta presto, 15-18 mesi entro 24 mesi, non di più, tanto se il testicolo all'anno di vita non è sceso, da solo non scende più. Una brevissima diagnosi differenziale invece con il testicolo retrattile, perché il testicolo retrattile è un testicolo invece che scende e sale, cioè un testicolo che può non abitare lo scroto sempre, ma che arriva anche da solo all'interno dello scroto, ma poi magari è mobile e tende a risalire. In caso di un testicolo retrattile va monitorizzato quanto è il tempo che sta nello scroto anche a casa dai genitori, quanto risale, e guardate le dimensioni testicolari. Ovviamente di solito con la crescita, lo stimolo ormonale si blocca da solo nello scroto e quindi non c'è bisogno di intervento. Ovviamente se arriviamo ai 6-7 anni e vediamo che il testicolo è ancora molto mobile o addirittura è monolaterale e cresce meno rispetto all'altro, oppure bilaterale, valutiamo chiaramente noi chirurghi pediatri se è il caso di fissarlo con orchidopessi trascrotale. Benissimo, grazie mille. Dopo parleremo anche dei genitali esterni femminili. Adesso c'è il passaggio in cucina. Sono con noi per la seconda volta Mauro e Alessio della Valletta Beach Club. Salve. Come state? Ave. Bene. La bene, vostra bene. Estate? Noi non si è fatto le ferie, si è lavorato. Cosa ci presenterete nella terza parte? Ma si fa un piatto molto veloce, pacchero, cassio da pacchero, cacio e pepe, normale così. Ma è uno dei miei piatti preferiti. Sì, non è proprio il classico cacio e pepe come fanno a Roma. Rivisitato? Sì, ho un po' rivisitato perché noi ci abbiamo aggiunto una tartare di gambero, un po' di polvere di liquirizia così, e un'aggiuntina di burro per fare un po' più di remoto il piatto. Qua stanno già dicendo tutti buono, cena per tutti! Non vedo già l'ora di essere da voi. Terza parte, spazio alla cucina, ore 19. Grazie mille Mauro, Alessia, dopo. Grazie a te. Adesso andiamo avanti con SOS Pronto Soccorso. Quindi professore ci stava spiegando che diversi tipi di dolore. Volevo dire questo. Sì. No, dicevo al collega, per quanto riguardava proprio la parte, perché ho letto recentemente una pubblicazione che si riferiva a quelle che erano le situazioni economiche che, come tutti sanno, sono situazioni che per ora fanno poco paura. Pensiamo che a ottobre, alla fine dell'anno, facciano ancora più paura. E tutti pensavano come faremo ad arrivare in questa situazione economica e a quali cose erano da tralasciare, o meglio venivano tralasciate. E è venuto e emerso da uno studio fatto che i livelli di povertà talvolta sono tali per cui le persone non hanno possibilità di curarsi i propri denti. E quindi non vanno a curarsi i denti, soprattutto le persone anziane. Uno può dire, insomma, il sorriso, tutto quello che si vuole, però il problema è un altro, cioè il problema è che una persona che non ha denti non può masticare, non può mangiare, non può sorridere, è un aspetto molto importante dal punto di vista sociale e quindi nemmeno masticare. Quindi c'è un problema alimentare, cioè il problema che sottolineava il dottore dal punto di vista, quindi diventa poi alla fine alimentare, senza pensare alle problematiche, alle malattie che questo la dentatura comporta e causa. Quindi è una riflessione importante, tanto è vero che è così importante che la Regione Toscana ha fatto in modo di dare queste protesi
ai pazienti che sono riconosciuti necessariamente hanno diritto a questa, a queste protesi dentarie, di riconoscerle e di quindi aiutarli a, ad andare al dentista e a farsene fare. Quindi è una bella cosa. Certo, per forza. È una bella cosa. E che cosa succede quando... Se posso aggiungere, perdonatemi, certo. Perché il professore ha ragione in quello che dice, e devo dire che purtroppo, secondo me, almeno io nelle mie strutture ancora non ne ho visti tanti che non hanno la capacità reddituale di affrontare i costi. Quello che più mi sta spaventando è che se prima erano soltanto persone là con gli anni, i cosiddetti anziani, ok, magari con la pensione minima o quant'altro, il problema è che io sto iniziando a vedere dei giovani completamente dentuli, sottopeso. Ne ho vista una ragazza nella provincia di Pisa la scorsa settimana, che ovviamente mi chiede: dammi qualcosa che sia anche provvisorio, almeno posso andare a fare dei colloqui di lavoro. Perché il problema è che queste persone non vengono nemmeno prese in considerazione, nemmeno nei lavori più semplici, diciamo, no? Quindi c'è un problema che riguarda la povertà in questo tipo di ambito. Devo dire questo, che la Toscana come regione, come sistema sanitario, è sicuramente fra le migliori in Italia. I fondi che vengono messi a disposizione sono sempre molto importanti. Il problema, secondo me, a mio modesto parere, anche se io lavoro in ambito privato, che le strutture sono poche e un pochino sguarnite di professionisti, se posso fare una critica al sistema. Certamente è una regione fortunata rispetto ad altre regioni d'Italia. Io lavoro già anche in Sicilia e vi posso garantire che lì la situazione è estrema, cioè veramente manca le strutture, manca i fondi e manca anche i medici che possono lavorare in ambito... C'è una sensibilità diversa, Da questo punto di vista, della nostra regione rispetto alle altre per questi problemi particolari. Tornando all'argomento... Ha fatto benissimo a sottolineare questa cosa. È molto importante per le persone anziane. Certo. Tu sai, io sono molto legato alle persone anziane. Tornando invece al suo argomento, è finito il tempo, lo riprendiamo quindi nella terza parte. Aspetta, ho perso i denti. Vabbè, ogni per tema comunque sia importante. Questa cosa dei denti, ho perso l'opportunità. Ragazzi, Per fortuna. Perché ha parlato lui a dire. Bene, dopo vi date il cambio, scherzo. C'è la par condicio. Siamo sotto le. Ma adesso andiamo avanti con chirurgia e medicina estetica. Ta-da! Senta, prima di riparlare del rimodellamento del profilo, che entrerà a far parte del team dell'Istituto Radiologico Valdarno. Sì, esatto. Mi fa piacere avvertire la gentile clientela e quindi il anche le mie pazienti, che il team si arricchisce. Professionista, sarò lì anch'io 12, con la mia medicina estetica dal 12 ottobre. Sì, con molto piacere, molta soddisfazione, sono onorata di questo, che il dottor Marco Tavanti mi vuole nel suo team, e mi fa veramente piacere portare la mia medicina estetica anche nella zona del Valdarno. E ci sono già tantissime prenotazioni, questo mi rende veramente soddisfatta. Ci fa davvero tanto piacere. Bene. Adesso, quali sono le differenze tra rino filler e rinoplastica? Sì, ok, perché dopo la fronte naturalmente incontriamo la regione centrale della parte del mid-face, che è occupata dal naso. Che il naso, se tu ben sai, Carlotta, che quando è un naso piccolo mette in evidenza gli zigomi. Quando un naso, non sempre un naso grande, un naso grande non sempre brutto, a volte ci sono dei profili, interessanti, con un naso irregolare, però fa del volto, lo rende particolare. Sì. Però ci sono delle situazioni in cui il naso va corretto. Che differenza dalla dalla rinoplastica chirurgica? La rinoplastica chirurgica è un approccio totalmente chirurgico, c'è un downtime, c'è un momento in cui la paziente deve sopportare una frattura, deve sopportare il periodo post-chirurgico, però mi dà un risultato che è per sempre o quasi.
definitivo, sì, può essere considerato un risultato definitivo perché è chirurgico, c'è un rimodellamento effettivo della struttura ossea. Invece con il Rhino Filler è un approccio voluto dalla medicina estetica, viene eseguito a livello ambulatoriale, non c'è il downtime. Quindi perché il Rhino Filler? Perché c'è una richiesta incredibile di modellare, di ridefinire, di togliere quelle piccole irregolarità del naso. E paradossalmente, se noi andiamo ad aggiungere dell'acido ialuronico, con una tecnica che può essere eseguita con l'ago o con la cannula, comunque sempre a base di acido ialuronico, se c'è una gobbetta, se noi aggiungiamo del prodotto prima della gobbetta e subito dopo, nei punti giusti, la gobbetta sparisce. Paradossalmente il naso, anche noi aggiungiamo acido ialuronico, sembra più piccolo. Sembra di togliere perché sembra più piccolo. Ricreiamo la linea del naso. E quindi è un approccio molto, molto bello, ci si affacciano veramente tutti i tipi di pazienti a qualsiasi età. Non è doloroso perché innanzitutto utilizziamo prodotti che contengono lidocaina, per cui già questo aumenta la compliance e il comfort della paziente. Facciamo dei piccoli ritocchi, non azzardiamo mai a fare un overtreatment, a volte il naso può essere bello da subito, quindi facciamo il trattamento, aggiungiamo acido ialuronico e ne cambiamo la forma in una sola seduta, oppure se è un naso un pochino più complicato decidiamo di fare più step fino a raggiungere la forma ideale. E le possibili indicazioni, quella più richiesta è nascondere la gobbetta, il gibbo del naso. Vedete, non è doloroso anche perché spesso io... Questa è la procedura, utilizzo una cannula e la cannula è uno strumento, è un ago lungo ma senza punta, per cui io eseguo una piccola anestesia sulla punta del naso, creo una con un ago, foro, perforo la cute, poi togliendo l'aghino inserisco la cannula, che è questo strumento più lungo ma flessibile e senza punta. Essendo nel piano ideale, nel piano corretto, vediamo che la cannula scivola senza incontrare ostacoli, dalla punta fino ad arrivare alla glabella, cioè per poter cambiare, modellare, migliorare quello che è l'angolo frontonasale. Togliamo quindi la gobbetta, vediamo anche qui addirittura, dal momento che c'è anche il nostro collega odontoiatra, vediamo che questa ragazza ha un leggero prognatismo, sì, c'è la mancanza addirittura del mento, e vediamo come modellando il mento, modellando il naso e aggiungendo un po' di filler anche nelle labbra, guardate che meraviglia, è un altro profilo. Questa è la cosiddetta profiloplastica. Siamo andati ad agire in una sola seduta con poco quantità di acido ialuronico, però abbiamo ricreato una bellissima forma della fronte, del naso e anche delle labbra. È richiesto solo da donne? No, assolutamente. Assolutamente. Assolutamente, questa è la richiesta di un Rhino Filler, oggi è richiesta da uomini e donne di qualsiasi età. Perché guardate anche questo caso, come cambia la ragazza. Caspita. Si può eseguire, oltre alla correzione della gobbetta, anche la cosiddetta lift della punta, si ha una eversione della punta, certo. Questa vi posso garantire che a vederla sembra veramente una rinoplastica chirurgica, invece è un trattamento, anche questa è una profiloplastica, questa è una ragazza che è un Rhino Filler. Questo è un Rhino Filler, si modella totalmente il naso nella sua dimensione, nel suo tragitto, senza andare a interferire nelle strutture interne naturalmente, quindi se c'è una deviazione rimane la deviazione. Se c'è un naso molto largo con delle narici larghe, rimangono larghe, però sembra un naso più fine perché andiamo ad aggiungere, certo, al rilascio retrogrado, naturalmente tenendo sempre presenti le strutture anatomiche. Dico sempre alle mie pazienti di non rivolgersi mai a persone che non hanno avuto una preparazione, un know-how sufficiente, perché è un trattamento che nasconde dei limiti, delle controindicazioni e degli effetti collaterali non indifferenti. Dico solo questa, sì, perché il naso è molto errorato, per cui c'è un'arteria, una vena che passano vicino all'angolo del naso, che si chiama arteria angolare, che è una branca dell'arteria oftalmica. Se per sfortuna dovessimo iniettare dell'acido ialuronico all'interno di questi vasi, potremmo causare un'embolizzazione dell'oftalmica e quindi causare anche cecità.
Per cui sì, sono trattamenti ambulatoriali, ma vanno eseguiti sempre da mano esperta. E questo è molto importante. È molto importante. Mille, ci torniamo più tardi con le labbra. Adesso andiamo avanti con urologia. Quindi, quali sono le cause? Eccoci. Allora, eravamo rimasti a quella famosa slide di prima dove poi ci siamo interrotti. Disegnata no, allora, da perché, lei. Perché creata. Ho chiamato quella slide? Perché sulla sinistra c'erano un po' tutte quante le cause di disfunzione erettile, cioè problemi anatomici, ormonali, nervosi e ovviamente psicologici. Quali sono i problemi anatomici? Tra i problemi anatomici possiamo annoverare, per dire, no? Anche cose molto semplici e banali. La classica, per dire, fimosi. La collega che si occupa dei bambini fondamentalmente spesso e volentieri vede dei bambini, insomma, che hanno la fimosi, cioè che è quel restringimento della pelle del prepuzio che non permette, diciamo, l'eversione del prepuzio. Spesso quelle fimosi che da bambino sono abbastanza, diciamo, sono abbastanza minime, chiamiamole così, poi dopo successivamente ad un'età più adulta possono diventare più importanti e causare problematiche al nostro ragazzo durante i rapporti. Però poi ovviamente ci sono fattori anatomici, per dire, anche lo stesso intervento chirurgico di prostatectomia radicale, cioè di asportazione della prostata radicale per tumore prostatico. Ma poi andiamo su cose, diciamo, che si vedono più giornalmente in ambulatorio, cioè le problematiche ormonali. Questo perché esistono, e ovviamente il prof Grifoni in queste cose è molto più esperto di me, una serie di problematiche che possono essere problematiche, ad esempio tiroidee, che possono determinare disfunzione erettile. Quindi casomai una persona che ha una disfunzione erettile de novo, cioè lui ha sempre avuto un'erezione da norma, poi ad un certo punto inizia a avere delle problematiche di erezione, potrebbe avere un problema tiroideo, quindi un ipotiroidismo oppure addirittura un ipertiroidismo. Oppure esistono delle problematiche, ad esempio anche di natura, correlate al testosterone. Quindi carenze di testosterone che possono colpire i soggetti soprattutto durante i 50-60 anni di età possono poi determinare, oltre diciamo ad una serie di altre patologie a livello sia diciamo psicologico, cioè la mancanza di testosterone provoca spesso stanchezza, apatia del soggetto, quasi una sorta di depressione, riduzione anche della massa muscolare, riduzione praticamente aumento del grasso corporeo e ovviamente può dare anche disfunzione erettile. E poi esistono delle cause correlate ad esempio all'aumento della prolattina. La prolattina, Carlotta, è un ormone che viene prodotto dalle donne successivamente praticamente al parto e questo ormone praticamente stimola la cosiddetta montata lattea, cioè permette alle donne di poter allattare praticamente i bambini. Allora Carlotta, lei mi dirà, ma nell'uomo che c'entra questa cosa? C'entra perché? Perché esistono delle patologie che ovviamente il prof Grifoni le avrà viste spesso e volentieri, sono i classici adenomi dell'ipofisi, cioè sono dei tumori benigni della ghiandola ipofisi, una ghiandola che si trova nel cervello, che fa aumentare in noi maschietti, diciamo, la prolattina e quindi ovviamente ci dà problematiche di disfunzione erettile. Oppure, insomma, potrei continuare fino all'infinito, ci sono una serie di problematiche di natura ormonale diciamo tra le problematiche ormonali io metterei anche un altro tipo di problematica, cioè quello dell'aumento del grasso corporeo. Ecco, questa, anzi, hanno passato una slide che mi fa correlare all'argomento di oggi del professor Grifoni. Dato che il professor Grifoni ha perso tempo prima a parlare di odontoiatria, ora gli regalo un po' di tempo nella mia slide. Bene. Perché quella slide che cosa diceva? Che le problematiche di disfunzione erettile possono essere delle antesignane dell'infarto del miocardio. Perché se una persona ha una disfunzione erettile di origine vascolare, poi successivamente potrebbe avere, diciamo, un infarto del miocardio, quindi una patologia ostruttiva dei vasi che arrivano al pene, ovviamente si ostruiscono prima i vasi del pene che sono di più piccole dimensioni e poi successivamente si ostruiscono, diciamo, i vasi cardiaci. Ovviamente voi in pronto soccorso non li vedete per disfunzione erettile, ma perché non credo sia un'emergenza. Ma guarda, non glielo chiediamo nemmeno se hanno un infarto, se hanno, sono stati preceduti da questo, no? Lo so perché l'ho letto il lavoro, però alle volte, è italiano il lavoro. Però alle volte vi capita di avere persone che arrivano con dolore toracico e che poi hanno un infarto al pronto soccorso, no? Cioè, no, voi questo, fate, questo diciamo che è la cosa che dobbiamo escludere quando arrivano col dolore toracico. No, ma
di tutte quelle cose che diceva lei, io voglio aggiungerne una, perché siamo un due, ragazzi, a fare almeno uno faccia pratiche isolate, ma siamo in due, no, nel senso che deve piacere anche la persona essere accanto, ci deve essere uno stimolo oltre a queste disfunzioni. No, voglio dire alle persone che, insomma, può succedere, no, che una persona abbia questa situazione, però dipende anche da chi ha accanto. Certo. No, non lo so, se lei pensa... Tanto è vero, caro prof, noi facciamo spesso una domanda, cioè noi chiediamo sempre se questa disfunzione erettile è presente con la masturbazione oppure se è presente solo durante, diciamo, ecco, il rapporto in sé per sé, e se hanno delle erezioni notturne. Se uno ha erezioni notturne, erezioni, diciamo, mattutine, il pene funziona con la masturbazione, ma solo con il rapporto non funziona, quindi... probabilmente... si ritorna a quello che diceva. Cioè, benissimo, tanto ci Carlotto sarà ho visto anche la mano, la terza parte, dobbiamo interrompere. Cioè la cosa più frequente, diciamo. Sì. La cosa più frequente. Sapete cosa succede adesso? Che andiamo in pubblicità, restate tutti sintonizzati perché Tadà torna subito. Prontissimi anche per questa seconda parte, che la riapriamo tornando a parlare dell'Istituto Radiologico Valdarno. Federica e Alessandra, abbiamo capito innanzitutto che il team dal 12 di ottobre si allargherà con una grande professionista che è Antonella Quaranta. Esatto, noi siamo profondamente orgogliosi di avere la dottoressa nel nostro team, l'aspettiamo, ecco, siamo tutti in trepida attesa del 12 di ottobre. Come sapete, insomma, ecco, ci saranno varie novità ad ottobre oltre alla dottoressa Quaranta. E adesso ci riepiloghi anche tutti i servizi che offre l'istituto? Sì. Che perché sono diversi, eh? Sono molti. Diciamo che il nostro centro principalmente, ecco, si occupa di diagnostica per immagine. Quindi è possibile fare tutti gli esami, ad esempio le ecografie, i raggi, le risonanze. Abbiamo il macchinario a un Tesla e mezzo, quindi molto potente come macchinario. Poi abbiamo la TAC, che abbiamo cambiato tra l'altro di recente, quindi un macchinario di ultimissima generazione, certo, come tutti i macchinari. Ecco, diciamo che la proprietà ci tiene proprio a dare all'istituto macchinari di ultima generazione e professionisti di livello, come dicevamo prima, alla portata di tutti, ecco, fondamentalmente. Noi cerchiamo di dare un servizio celere, puntuale, veloce, ecco, in tutti. A volte molto spesso fa la differenza. Sì, noi cerchiamo di essere presenti nel territorio, come diceva prima Alessandra, noi siamo aperti praticamente sempre, quindi noi personali siamo andati in ferie, però ecco, l'istituto è sempre stato aperto e a disposizione della popolazione. Con professionisti anche che parlano la stessa lingua. Esattamente, sì, assolutamente. Diciamo che ci sono vari specialisti all'interno del nostro centro. In questo periodo in particolare, ecco, è molto presente il dottor Guaglio per quanto riguarda la medicina sportiva, perché ora rinizia tutta la stagione degli sport, quindi le visite medico-sportive sono quelle che al momento vanno per la maggiore. C'è anche quello, quindi oltre alla cardiologia, all'angiologia, abbiamo il servizio di senologia, appunto, come dicevamo prima, per la prevenzione del tumore al seno. Siamo a 360 soprattutto gradi nel mese di ottobre, ma non solo tutto l'anno. Non finirò mai di dirlo, la prevenzione bisogna farla tutto l'anno, è molto importante. Offre anche convenzioni l'istituto? Sì, dunque il nostro istituto è convenzionato con la maggior parte delle assicurazioni a livello nazionale ed è molto fruibile dai portali delle assicurazioni. Infatti l'utente può benissimo entrare nell'assicurazione e fissare l'appuntamento, si reca in istituto e soprattutto paga
la differenza, cioè può anche pagare zero perché è l'istituto che poi si rifà con le varie assicurazioni e questo è un grosso vantaggio e ce ne sono di tutti i tipi e diciamo che insomma oggi come oggi finanziano quasi tutti i tipi di interventi o comunque insomma visite, esami e tutto quanto. Poi abbiamo il CUP solidale che serve per prendere meglio l'appuntamento, comunque è sempre un servizio online molto gradito diciamo anche dalle persone più giovani o comunque si può fare in un attimo dal telefono e la convenzione con la nostra ASL che in pratica ci dà la possibilità di accogliere i pazienti ASL e possono addirittura pagare il ticket all'interno della nostra reception come se fosse il CUP dell'ospedale, insomma. Quindi ecco, sono diverse. Sì. Grazie mille, quindi tanto prego. Ci torniamo più tardi. Benissimo. Bene. Adesso andiamo avanti con la salute dei nostri denti. Ta-da! Rieccoci qua. Eccomi, pronto. Prontissimo. Se ora il professore non vuole che gli conceda qualche minuto del mio tempo. No, è più importanti i denti. Per parlare di dolori al petto. Passiamo ai denti, molto più importanti. Eh? Mangia, si mastica, si sorride. Si bacia. Si bacia, no, con parla. Denti, ma il bacio con i denti però... Con i denti no, ma con la bocca. Può fare tante cose. Volevi dire il morso erotico. Le linguacce. Volevi dire il morso erotico. Sorrisi. Allora, prego. Torniamo a parlare di odontofobia e di come ci si può approcciare ad un paziente appunto odontofobico e come si può trattare, come si può trattare. Ok, allora intanto l'approccio deve essere un approccio di capire da un punto di vista medico, no, del professionista, sì. Di avere la pazienza di comprendere la persona, accettare le sue ansie, le sue preoccupazioni. Io stamattina prima di venire qua sono andato a vedermi dei blog su internet, dei commenti dei pazienti su questo argomento e mi ha fatto specie una persona della città di Trento che diceva: non sto trovando un dentista che ha la voglia di ascoltarmi. Appena gli dico che sono odontofobica, tutti mi trattano con grande sufficienza e mi mandano via. Perché ovviamente la persona odontofobica ti fa perdere tanto tempo. E questo è il vero problema, no? Quindi per fare una semplice igiene dentale che ha la durata di 40 minuti ci vuole 2 ore perché ci devi stare a ragionare, ti devi concedere, diciamo, al paziente oltre alla terapia, ok? È pacifico, però io lo faccio sempre questo quando trovo gli odontofobici perché fortunatamente o sfortunatamente per me sono pazienti come tutti gli altri, ma ne ho tanti. Cerco sempre di affrontare il problema in prima battuta, cioè la prima volta che ci si incontra, la prima volta che ci si conosce, perdendo molto tempo al riguardo. E perché lo faccio? Perché anch'io sono odontofobico, come ben sai, no? Perché, come qualcuno di voi sa, io ho ricevuto un brutto trauma quando avevo 13 anni, durante la mia adolescenza, ai denti davanti superiori. E quindi ho il ricordo dei trattamenti dentistici di quegli anni, dei primi anni 80, insomma, che erano veramente delle sedute di tortura, no, delle robe. Me le ricordo tutte come se fossero ieri. Ho girato molti professionisti, anche grandi nomi dell'odontoiatria fiorentina, persone per bene, non è che, voglio dire, abbiano fatto trattamenti sbagliati, tutt'altro. Però diciamo che la gestione della... Per questo poi è diventato dentista. Devo dire, ha inciso abbastanza questa cosa, sì, devo dire. E mi ritrovo da oggi genitore con la mia bambina che si chiama Fiamma. Che la salutiamo. Che la salutiamo tantissimo perché sicuramente ci starà guardando, che anche lei è odontofobica come me. Non mi chiedere quale sia il motivo, però tutte le volte che c'ha da fare qualunque cosa, quindi proprio tale padre, tale figlia, come dico io. Quindi diciamo che il problema dell'odontofobia è un problema che va risolto anche con un approccio, come posso dire, psicologico da parte del professionista per superare questo blocco della persona.
Ci sono poi dei metodi, qualcuno prima, credo, dell'Istituto Valdarno, ora non vorrei sbagliare il nome, sì? Diceva appunto che per fare, esatto, San Giovanni Valdarno, diceva appunto che per fare certi tipi di esami un po' complessi, come la gastroscopia, come la colonoscopia, eccetera, viene utilizzata una tecnica che si chiama sedazione cosciente. Ecco, nella nostra pratica clinica noi usiamo due tipi di sedazione cosciente. Una, quella gassosa, con la mascherina, che è una miscela di gas, diciamo così, fondamentalmente ossigeno e protossido d'azoto, e lo usiamo per i minorenni, che è una cosa che, diciamo, dà una sedazione molto blanda, ok, senza nessun tipo di complicanza e di rischio per il minore. E l'altra invece è una sedazione venosa con la presenza di un anestesista. Ovviamente le strutture richiedono un'autorizzazione sanitaria particolare, attenzione, quindi non tutti i dentisti possono fare questa roba perché diventa struttura un po' più complessa, eh? Questo va detto, però ci sono, perché poi in tanti lo fanno questa roba, no? Negli studi. In realtà è una cosa che comunque ha bisogno di una serie di attrezzature, come giustamente ci dicono gli anestesisti rianimatori, no? Che devono essere, diciamo così, presenti a tutela di possibili incidenti che, grazie a Dio, io non li ho mai visti, ma ci potrebbero essere. Sono, insomma, in percentuali molto basse, ma ci sono. La sedazione cosciente, dicevo, venosa, è un trattamento che permette anche sedute lunghe, anche sedute chirurgiche, anche sedute invasive. Ultima cosa che voglio dire a riguardo, io consiglio sempre a questi pazienti di fare poche sedute, perché chi ha paura di fare la seduta del dentista non può fare trattamenti che durano 2 anni, perché arriva a metà e interrompe qualunque cosa. Quindi poche sedute, trattamenti fast, possibilmente in sedazione, in modo tale che tutto è gestito in un arco temporale ben definito. Benissimo. Perché poi c'è anche questo problema. Ha fatto bene a sottolineare questa cosa. Grazie mille. Volevo concedere 2 minuti alla parola al professor Grifoni. Si può. No. No. Non si può. Non io si però può. Dico non una si cosa. Può, scusate, ma anzi. Ma ti sembra la pulizia dei denti una cosa normale? È un massacro. È un massacro, è vero, sono d'accordo. Ma via, se un... Però è una cosa necessaria. È necessaria, professore. Necessarissima. No, bene. Ma voglio dire, se uno ha un po' di paura, non mi ha male, perché è dolorosa. No, dolorosa no, insomma, se viene fatta bene non è dolorosa. No, non è dolorosa. No. Benissimo. Dipende dall'igienista se è delicata. Dai, mettiamola così. Andiamo avanti con Baby Doctor. Quindi adesso ci parla anche dei genitali esterni femminili. Le piccole labbra, se fossero chiuse, cosa fare? Bene, allora il termine tecnico si chiama sinechie delle piccole labbra, che è la fusione completa o parziale delle piccole labbra sulla linea mediana. È una problematica da 0-2 anni e non solo. Perché? Perché tutte le bambine nascono che hanno le piccole labbra separate tra di loro, grazie anche agli ormoni materni che sono passati durante la gravidanza. Il problema si pone da uno 0,6 a un 5% delle femmine dopo i primi 6 mesi di vita, quindi dai 6 mesi di vita fino in media ai 7-8 anni, quando parte la lubrificazione naturale dei genitali esterni. Quali sono le cause per cui alcune bambine, abbiamo detto fino al 5%, dai 6 mesi in poi possono avere la chiusura di queste piccole labbra? In parte, diciamo, soprattutto la secchezza vaginale, che parte dal fatto che le bambine non producono estrogeni e quindi, finiti gli estrogeni passati dalla madre in gravidanza, tendono ad avere una parte vulvare secca e tendono a chiudersi, associate poi anche agli stati infiammatori particolarmente frequenti nel primo e secondo anno di vita, tant'è vero che è l'età in cui si vedono di più perché c'è l'uso del pannolino. Quindi l'insieme della secchezza vaginale e associato chiaramente agli stati infiammatori frequenti creano questa condizione. È una condizione sfavorevole perché? Direi
diversi motivi. Sicuramente le irritazioni esterne, le infiammazioni esterne, particolarmente fastidiose nelle bambine, sono più frequenti in chi soffre di sinechie delle piccole labbra. Alcune volte si vedono anche infezioni delle vie urinarie collegate a sinechie totali delle piccole labbra, e spesso le bambine trovano fastidio, tant'è vero che iniziano a urinare creando posizioni anomale per far uscire il flusso dell'urina, che se no rimane confinato in questo sacchetto, o addirittura la perdita delle urine tra una minzione e l'altra. Quindi quando ci sono delle sinechie fastidiose che si complicano con irritazioni, con infezioni alle vie urinarie, quindi sono totali, complete, che cosa fare? Allora, nelle forme parziali, di solito proprio perché sono transitorie, passeranno poi spontaneamente con la lubrificazione naturale dei genitali esterni, si può non fare nulla se non il monitoraggio clinico, visitando sempre per bene la bambina e dicendo alla mamma o al papà di somministrare abbondante vitamina E in olio tutte le sere per tenerlo lubrificato. Invece quando è necessario fare qualcosa perché sono fastidiosi, soprattutto le forme complete che creano irritazioni e infezioni delle vie urinarie, come detto, si può procedere. Una volta si faceva con più frequenza una terapia locale con una crema ormonale a base di estrogeni, però bisogna farlo per brevi periodi, perché se no si complica. Se la bambina non produce estrogeni, chiaramente un motivo c'è. Quindi è meglio non fare un assorbimento importante di estrogeni per evitare gli effetti collaterali di una chiaramente azione iatrogena della crema locale a base di ormoni che si somministra. Quindi io di solito consiglio, in modo chiaramente fatto da mani esperte, quindi un chirurgo pediatra, eventualmente se sono fastidiose la lisi manuale delle piccole labbra, che si può fare in ambulatorio, una pratica clinica che facciamo quotidianamente senza problemi, applicando una crema anestetica per pochi diversi minuti, e poi banalmente con un guanto sterile e semplicemente con il dito si vanno a scollare. Poi bisogna dire al genitore di lubrificare bene, altrimenti una volta aperte si tendono poi a richiudere. Certo. Parliamo anche della bocca del neonato, ad esempio, sì, quando allora, il frenulo linguale è corto. Allora, la bocca del neonato è un altro aspetto da non sottovalutare. Poche parole, così lasciamo poi un pizzico di curiosità. Benissimo, allora che cos'è il frenulo linguale corto? Anchiloglossia, è l'ancoraggio della lingua. Quindi il neonato ha una lingua cosiddetta farfalla, una lingua bifida, una lingua a serpente, una lingua a cuore, chiamatela come volete, e c'è la non possibilità di appoggiare la punta della lingua sul palato a bocca aperta. Benissimo, ci torniamo più tardi. Adesso andiamo avanti con SOS Pronto Soccorso. Ta-da! Quindi, professore, di cosa parliamo? Parliamo del fatto che oggi, molto frequentemente, a parte il fatto già il territorio, quando c'è una situazione molto importante, le ambulanze intervengono, le alterazioni elettrocardiografiche permettono di anticipare l'ingresso di questi pazienti all'angioplastica, e quindi lì il problema del dolore all'esterno e del dolore torace è già risolto. Quando invece arrivano in pronto soccorso con i pazienti col dolore al torace, noi usiamo delle tecniche molto moderne, perché insieme due strumenti, da una parte l'elettrocardiogramma, dall'altra l'ecografia del torace, può permettere intanto di fare con l'auscultazione del cuore una disamina attenta delle situazioni. Si può vedere se c'è una cavità riempita d'aria, si può vedere con l'elettrocardiogramma se c'è un infarto, si può vedere con l'ecografia tante situazioni, dalla dissecazione aortica oppure anche l'embolia polmonare, quindi si vedono tante situazioni. In più gli esami strumentali sono quelle più sensibili, oggi sono chiamate le troponine ultrasensibili, sono degli esami del sangue che entro poco tempo ci dicono se quel dolore, se quell'elettrocardiogramma che è parzialmente positivo può essere motivo, il dolore, di una angina oppure di un infarto del cuore. Fatto questo, noi arriviamo anche addirittura, ma tutti, non solo noi, a fare anche una angiografia d'urgenza, e può essere o oggi un'angiotac coronarica,
quindi senza invasività, perché si inietta un liquido all'interno del sangue che va poi alle coronarie e si va a vedere l'albero coronarico. Oggi le tecniche radiologiche anche in tridimensionale ci permettono di vedere tutto, anche piccole placche, mentre prima è importante lì è la frequenza cardiaca, che più bassa è la frequenza rispetto a quella più alte permette di vedere meglio. Oppure ci sono delle condizioni che mentre si stanno osservando evolvono e che devono necessariamente andare in sala di emodinamica a fare la coronarografia e quindi salvare quella parte di cuore. Oggi penso che siano studi che abbastanza molti conoscono, ci sono i vaccini, quelli a RNA, sia per quanto riguarda i Pfizer e anche gli altri vaccini, sono a RNA. Alcuni studiosi recentemente hanno pubblicato degli articoli sostenendo che introducendo delle proteine RNA durante un infarto di cuore si riesce a bloccare la necrosi delle cellule cardiache e quindi il danno al miocardio. Hanno provato tutto questo sugli animali ha funzionato benissimo. Ora aspettiamo quelle che sono le cose da fare invece sull'uomo. È certo che vi immaginate voi se una persona sul territorio ha un infarto che invece di fare tutte le tecniche che abbiamo fatto per anni possono iniettare immediatamente queste proteine, riparare il danno al cuore, quanto meno avremmo, perché in realtà da 50 anni a oggi le terapie per esempio dell'infarto di cuore non sono più cambiate perché abbiamo iniziato la fibrinolisi, poi abbiamo iniziato a fare precocemente le angioplastiche, però sostanzialmente alla fine il danno miocardico, che è la mancanza di ossigeno di una parte del cuore che va in necrosi, cioè non funziona più bene e che quindi può determinare a lungo termine la comparsa di insufficienza cardiaca, quindi un danno importante in tutti i sensi, e quindi se si trova la opportunità e la modalità di salvare il cuore anche in questo senso sarebbe una cosa insomma molto molto importante, sì, certo. Una rivoluzione, professore. Quindi detto questo, il tempo il mio tempo termina qua. Volevo dire che la domanda che vi pongo alla psicologa anche dei bambini, ma si muore di cuore spezzato? Crea cuore, sì. Lo stress e il dolore può uccidere una persona? Ci sono studi che parlano di questa cosa, sì, no? Cioè che l'aumento del cortisolo. Non risponde. Però, perché l'ha chiesto no, a lei? No, l'ho chiesto a lei perché da un punto di vista psicologico, no, ora è parte della bambina. Vabbè, parleremo del... Dico di sì. Sì. Perché ci sono delle spiegazioni naturali che possono essere chiare, sono chiare perché una madre vede morire il proprio figlio. Parleremo di questo magari un'altra puntata, professore. Vabbè, come volete. Il lutto può far morire. Grazie per essere stato con noi. Dopo una persona e sta, ama un'altra, quando quest'altra lascia quella persona, la persona può morire di infarto. Oh, questo è dimostrato. Grazie, okay. Professore, lei al prossimo mercoledì. I baci ci sono? I baci no, quelli non trovate i baci? No. Non ho potuto scrivere, ho scritto su tutti i chupa chupa, quella cosa perché... Le carecche via oggi per tutti. Non dica queste cose in un contesto come questo, guardi. Benissimo, possiamo andare avanti adesso. Professore, appuntamento alla prossima settimana. Bene, d'accordo. Andiamo avanti con chirurgia e medicina estetica. Adesso è il momento delle labbra. Ci sono novità? È ancora il primo trattamento richiesto nella medicina estetica?
Continuiamo dunque a parlare di baci, baci che non fanno ingrassare. Labbra. Parliamo delle labbra, l'ultima parte della profiloplastica, dopo la fronte e il naso incontriamo le labbra. Sì, è uno dei trattamenti più richiesti sia dagli uomini che dalle donne, in questo caso però la maggioranza è un pubblico, una richiesta da parte delle donne. Perché le labbra, come sappiamo, sono il fulcro della sensibilità, della sensualità, e non servono soltanto all'alimentazione, ma servono ad articolare le parole, quindi hanno migliaia di funzioni, sono considerate il fulcro, sono una zona molto erogena. E le trattiamo, sì, le trattiamo, qui vediamo, sono importanti per la vita di relazione, il trattarle però significa mantenere la loro mobilità, mantenere la loro forma, anzi andare ad esaltare la forma delle labbra. Chi ha labbra sottili, chi ha labbra disidratate, chi vuole aumentarle, chi vuole soltanto reidratarle con un trattamento che ha quell'effetto gloss, come avere un bel rossetto, un bel lucido, si esalta la forma. E nei nostri trattamenti dobbiamo sempre tenere presente la unicità. Ogni trattamento deve essere specifico perché le labbra costituiscono un dettaglio importante del volto. L'unicità, quindi dobbiamo trovare il trattamento che sia un protocollo specifico per quel tipo di labbra, per quel tipo di paziente, certo. Senza mai fare degli overtreatment, vuol dire senza mai utilizzare un prodotto in maniera eccessiva che vada ad alterare la mimica, che vada ad alterare la forma, creando delle disarmonie. Le labbra ideali devono essere quelle che rispettano le dimensioni, che devono essere definite, devono essere proiettate, ci deve essere una sorta di eversione. Queste costituiscono le labbra ideali. Che cosa utilizziamo per trattare le filler? Filler, questi prodotti riempitivi che devono sempre essere acido ialuronico biocompatibile, acido ialuronico bioriassorbibile. Questa è la cosa fondamentale. E in questo tipo di acido ialuronico io ne utilizzo uno molto importante perché contiene lidocaina, per cui il trattamento è sempre quasi indolore, con un risultato immediato, e soprattutto è un acido ialuronico che ha subito un procedimento che viene definito Preserved Network Technology, quindi questa nuova tecnologia che tratta l'acido ialuronico mantenendo le due proprietà molto importanti, la resilienza e la dinamicità, ecco. Perché non dobbiamo andare ad alterare la mimica delle labbra, che devono rimanere sempre morbide, mobili, voluttuose, carnose. E questo per esempio è l'anatomia, quindi per poter eseguire il trattamento dobbiamo sempre rifarci, dobbiamo sempre aver presente l'anatomia delle labbra, che è fondamentale perché qui vediamo che dobbiamo andare a ricostituire, a ricreare per esempio le colonne del filtro, molto importanti per delineare e ridefinire le labbra, il vermiglio, che è quella linea che mette la linea rossa delle labbra, chiamata vermiglio, e quell'angolo che vedete, il numero 2, è l'arco di Cupido, importantissimo perché è il cuore, la parte centrale delle labbra, che divide appunto la parte bianca, che è il prolabio, dalla parte rossa, che sono le labbra. E a sua volta, a loro volta, la parte rossa si divide in parte asciutta, che è quella esterna, da quella interna, che è una parte più umida. Però questa per noi è molto importante per poter fare il trattamento ed eseguire un trattamento non privo di rischi, perché anche qui ci corrono dei vasi importanti, quindi non esente l'ematomino. Quanto dura il trattamento? E allora, se è richiesto solo da donne. Allora, il trattamento, quanto dura eseguirlo, quanto tempo ci vuole ad eseguirlo, quanto dura l'acido ialuronico che abbiamo iniettato. Allora, il trattamento può essere soft, quindi quando la paziente richiede un volume modesto, oppure full, cambia il tipo di tecnica, si usano più tecniche associate, a quel punto si va a fare una ridefinizione della parte del vermiglio, o si proietta, e poi si rende più voluminoso la parte centrale delle labbra. Se invece è soltanto se mi mandate la prossima, c'è proprio una bellissima, così facciamo vedere un video, io utilizzo o ago o cannula, e comunque sempre utilizzo sempre acido ialuronico. Possiamo andare avanti, vediamo un attimo, ecco, questa è una paziente tipica, vedete alle labbra nella parte bassa, vediamo la foto con le labbra sottili, ben definite, è una ragazza molto giovane, e questo è l'immediato, è il risultato immediato, viene eseguito con un ago molto sottile, vedete che l'impianto viene eseguito con tecnica lineare retrograda nel vermiglio e ha un effetto immediato di ridefinizione.
Mi ricordo quando veniva utilizzato il collagene all'inizio, quando ancora l'acido ialuronico non era prodotto, si utilizzava questa tecnica chiamata perilip, c'era solo questa ridefinizione del vermiglio, perché in questa zona c'è un canale cosiddetto virtuale, quindi vedete che non si fa nematomi, è una zona abbastanza... io metto sempre un anestetico di superficie, un anestetico spray e poi come vedete viene fatto l'impianto molto leggero, con mano leggera, sì. La paziente è subito addirittura sorridente. Pronta questo per i baci e per i selfie. Per i baci, per i selfie e anche per il make-up, può applicare nell'immediato dopo aver fatto il trattamento anche il suo rossetto. E complimenti per tutti i lavori che sono davvero bellissimi. Grazie, potete trovarli anche su Instagram, sulla mia pagina Instagram. La durata sì, quanto dura? Dipende dall'acido ialuronico che viene iniettato. Abbiamo più formulazioni oggi in commercio, quindi se vogliamo fare una sorta di biostimolazione semplice, reidratazione che cura anche la texture proprio delle labbra, hanno una durata inferiore rispetto a un acido ialuronico iniettato più cross-linkato, e nel cross-linkaggio vuol dire che ha una durata maggiore perché si riassorbe facilmente, dipende dall'acido ialuronico. Grazie per essere stata con noi e a prestissimo. A prestissimo, grazie. Grazie, adesso andiamo avanti con urologia. Ta-da! Quindi adesso... C'è la diagnostica? Eravamo rimasti, sì, però prima di passare alla diagnostica volevo approfondire un argomento che del prof Grifoni prima. Allora io per quello che so io da pubblicazioni e quant'altro si può morire di crepacuore, perché cioè, se uno ha un trauma, un lutto, è stato dimostrato che aumenta il cortisolo. Aumentando il cortisolo, quindi è come se aumentasse il cortisone endogeno, quindi si ha una problematica di controllo della glicemia, di aumento del colesterolo, che poi può facilitare l'insorgenza l'insorgenza di un infarto del miocardio. Oltretutto si è più stressati, quindi lo stress aumenta la noradrenalina circolante, quindi aumenta lievemente l'attività cardiaca e quindi il consumo d'ossigeno, e questo può facilitare un infarto del miocardio. Era una piccola pillola lanciata lì, però torniamo ora a parlare disfunzione erettile. Alla disfunzione erettile, sì. E la diagnosi. Allora, si parlava della diagnosi, quindi abbiamo fatto tutta questa carrellata di patologie che possono portare alla disfunzione erettile. Per dire, la slide che sta correndo in questo momento fa vedere proprio il testosterone, quello di cui parlavo precedentemente. Questo perché vedete che sotto c'è una persona palestrata, no? Spesso fanno il testosterone come sostanza anabolizzante che migliora la massa muscolare. Carlotta, c'è a chi piace, per dire, a me una massa muscolare così esagerata secondo me è addirittura brutta. Io sono d'accordo con te. E quindi confermi la mia tesi. Ecco, l'eccesso di testosterone viene trasformato dal tessuto adiposo in estradiolo. L'estradiolo è un ormone femminile, quindi diciamo che chi esagera con il testosterone, chi fa il testosterone come anabolizzante, poi fondamentalmente ha più muscoli, però ha delle problematiche, direi, forse anche più importanti da altri punti di vista. Così come anche le persone obese, cioè quindi chi ha tanto grasso, il grasso che fa? Prende il testosterone, lo trasforma in estradiolo e quindi fondamentalmente ancora una volta abbiamo l'aumento degli ormoni femminili, ginecomastia, cioè quindi l'aumento del seno nell'uomo e disfunzione erettile. Quindi per arrivare alla domanda che mi ha fatto, tutti questi ormoni devono essere valutati dall'urologo durante una visita per disfunzione erettile. Quindi noi andremo a valutare il testosterone, gli estrogeni, andremo a valutare gli ormoni tiroidei, la prolattina di cui abbiamo parlato. Ovviamente l'urologo eseguirà anche la cosiddetta palpazione prostatica, e qui, diciamo così, come il collega odontoiatra, anche noi urologi abbiamo la problematica della paura dell'urologo, perché ovviamente hanno tutti quanti paura della palpazione prostatica. Devo dire, io personalmente tutte le volte vengo da voi urologi, il terrore praticamente. No, il terrore no, ma insomma ho forte difficoltà. Insomma, quando mi dice spogliati, già lì per me
come posso dire, musica bassa, però è necessario, no? No, a volte è necessario, non lo so, e soprattutto, diciamo, dato che la palpazione prostatica si esegue praticamente con le mani, spesso e volentieri i pazienti sono interessati, diciamo, anche alle mani dell'urologo esploratore, ovviamente. Io non l'avevo con una comunque visita, diciamo, quindi palpazione prostatica perché? Perché noi dobbiamo vedere se c'è una prostatite, quindi un'infiammazione prostatica, e se c'è qualche segno, diciamo, di disfunzione praticamente ormonale. Chiederemo, così come mi ha ricordato il collega odontoiatra durante la pubblicità, diciamo, se il nostro paziente assume dei farmaci che possono determinare, diciamo, disfunzione erettile. Prima si parlava, durante lo stacco pubblicitario, anche con il prof Ghifoni, dei farmaci beta bloccanti che possono dare disfunzione. Quindi, diciamo, sono tutte delle informazioni che noi dobbiamo raccogliere per poi, diciamo, dare una terapia. Questa slide è una slide che, ora scusatemi se passo di palo in frasca, come si dice, però è una slide che mi piace molto commentare, perché spesso abbiamo parlato della carenza di testosterone. Ecco, spesso e volentieri quando noi urologi somministriamo il testosterone c'è un po' la paura anche del medico di base, perché dice: attenzione, il testosterone può causare il tumore di prostata. Ecco, questa è una slide che ci dimostra che questo non è assolutamente vero, è un retaggio vecchio. Questo, diciamo, la slide a sinistra fa vedere così come la riduzione del testosterone è correlata all'aumento dell'età e allo sviluppo del carcinoma prostatico, quindi sono fondamentalmente inversamente proporzionali, quindi non è una cosa che è vera. Quindi il testosterone, in caso di ipogonadismo, cioè di carenza di testosterone, non causa tumore prostatico. Carlotta, mi fermo, giusto un'altra piccola parentesi, dico. Piccolissima. Quindi, oltre ovviamente alla valutazione ormonale, eseguiremo alcuni esami diagnostici, tra cui la stimolazione dell'erezione in ambulatorio, che viene fatta, diciamo, non con il partner, diciamo, compiacente, ma viene eseguita con dei farmaci che vengono iniettati nel pene, e noi grazie all'ecografia andremo a vedere il flusso di sangue, cioè l'idraulica del pene, e come funziona quel pene in erezione. Grazie mille per essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. Adesso andiamo avanti con Istituto Radiologico Valdarno. Federica, per tutte quelle persone che si stanno sintonizzando adesso, riparliamo anche del nuovo servizio, sì? Quello che riguarda l'endoscopia digestiva. Esatto, noi stiamo appunto lanciando il nuovo servizio che farà parte delle nostre specialistiche, quindi l'endoscopia digestiva. Quindi da ottobre sarà possibile prenotare presso il nostro istituto servizi di gastroscopia e di colonoscopia anche in sedazione. Molto importante, perché appunto, come dicevamo prima, il nostro istituto cerca di abbattere i tempi di attesa, le liste di attesa, quindi cerca di dare un servizio celere e cerca di essere presente sempre e di essere puntuale anche nella risposta. Ripetiamo anche tutti quegli altri punti, i vostri punti di forza. Sì, allora il nostro istituto offre un ampio ventaglio, ecco, di tutte quelle che sono le specialistiche, anche di diagnostica per immagini, quindi raggi, risonanze, TAC, COMBIN, MOC, le specialistiche come l'angiologia, la cardiologia, la medicina estetica, la medicina dello sport, la tricologia. Noi abbiamo veramente molti specialisti e soprattutto, ecco, la proprietà si è impegnata, ecco, a introdurre delle novità. Recentemente è stato introdotto il pronto soccorso diagnostico, quindi la possibilità di fare un esame diagnostico in tempi brevissimi, quindi chiamare, prenotare l'esame, farlo e avere la risposta entro un'ora dalla fine dell'esame, quindi più veloci di così penso non si può. Questo è possibile farlo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, ma non solo, noi siamo aperti anche di sabato e di domenica, quindi, ecco, siamo veramente sempre presenti. Velocissimamente veloce, per qualsiasi informazione? Ricordo a tutti il nostro sito istitutoradiologicovaldarno.it e siamo presenti nelle piattaforme social Instagram e Facebook, sempre aggiornati con le novità, i programmi, i progetti e il futuro. Grazie Federica, grazie Alessandra e prego. Grazie per quello che fate, in bocca al lupo per tutto e a prestissimo. Grazie a voi, grazie. Davvero. Adesso andiamo avanti con la salute dei nostri denti.
quanto è importante la scelta del dentista in età pediatrica? Allora, parliamo di questo. Intanto l'età giusta per portare i nostri ragazzi, i nostri bambini dal dentista è il prima possibile, noi si dice, diciamo fra il terzo e il quarto anno di vita, non tanto ai fini di fare una visita, ma quanto soprattutto per abituare il piccolo paziente all'ambiente del dentista, proprio per evitare quelle problematiche di cui si parlava prima. I bambini, diciamo, più spaventati si vedono subito quando entrano in studio. Intanto non sono rivolti al medico, ma sono rivolti alla mamma o al babbo, ti sarà successo anche a te. Io lo vedo immediatamente, sono attaccati al pantalone, alla gonna, alla borsa. Vai lì per presentarti, non ti guardano nemmeno negli occhi, no? Gli dici ciao, dammi 5, io sono zio Paolo, come spesso faccio io. Sono girati completamente verso il genitore. E normalmente il genitore è lì che cerca di giustificare questo atteggiamento del figlio come un atteggiamento sbagliato, che invece va rispettato e va, diciamo così, aiutami, no? Coordinato verso un rapporto diretto fra il medico e il piccolo paziente. Spesso questi bambini sono bambini i cui genitori, io non do mai colpa ai genitori, perché i genitori purtroppo non sono informati, non sanno che alcuni atteggiamenti sono profondamente sbagliati e creano insicurezza. Genitore che giustifica, che dice dai, ma dai, qual è il problema? Lui è il dottor Paolo, ti vuole solo guardare i dentini. Ecco, questo è un genitore, soprattutto in certi tipi di bambini, che è meglio che proprio prima si parli col genitore e poi si affronta il bambino. Il bambino purtroppo, devo dire, non sono tanti i bambini che fanno in questo modo, però purtroppo nella mia pratica sono circa uno su tre, uno su quattro, che non sono proprio pochi, perché no, per l'appunto poi sono quelli che hanno già delle carie, anche sui dentini di latte, che non lavano i denti, che hanno una dieta, delle abitudini alimentari sbagliate. Spesso sono figli o di prima o di seconda generazione di immigrati che a tavola non bevono l'acqua ma bevono sostanze gassate ora non voglio dire nomi merceologici. Qual è il consiglio prezioso e poi chiudiamo? Consiglio prezioso è intanto rivolgersi a dentisti che hanno, il primo errore che fanno le famiglie è portare il piccolo paziente dal dentista della mamma o dal dentista del babbo, questo è il primo errore. Primo errore perché il dentista dell'adulto è un dentista che non ha tempo, un dentista che non ha pazienza, è un dentista che non approccia al piccolo paziente con, diciamo, con un atteggiamento moderno, possiamo dirlo. Io lo vorrei dire questo, anche se magari qualcuno mi potrebbe così criticare. Un atteggiamento un pochino più moderno proprio per formare i piccoli pazienti a diventare un giorno pazienti che fanno la prevenzione, perché sennò si torna ai problemi che si diceva prima col professor Grifoni, di persone adulte e dentule, no? Certo, che hanno tutta una e invece di bisognerebbe lavorare tutti sulla prevenzione. Quindi primo errore secondo me è questo. Secondo errore secondo me portare i ragazzi dal dentista già quando hanno fatto 10-11 anni. È già tardi. Quindi se ci sono delle malocclusioni, delle agenesie dentali, dei frenuli corti, altre problematiche, deglutizione atipica e compagnia bella, o problemi del linguaggio, quindi, ad esempio. Quindi iniziare prima. Il momento giusto è prima della prima elementare. Per qualsiasi informazione possono contattarla? Io mi chiamo lo zio Paolo fra i bambini. Perfetto. E quindi assolutamente sì. Grazie per essere stato con noi, zio Paolo. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie a presto. A voi, grazie a voi. Adesso andiamo avanti con Baby Doctor. Ta-da! Quindi per il frenulo corto cosa fare? Sì, allora dicevamo frenulo corto frequente, quanto? 3.3
5% di tutti i neonati, quindi si sta parlando di una cosa che è bene guardarci. Guardarci perché? Perché da risolverlo da neonati è veramente molto semplice. Il freno linguale corto nel bambino piccolissimo, sto parlando del neonato nei primissimi mesi di vita, è velamentoso nella parte anteriore, quindi una banana, tra virgolette, sforbiciata, quindi si dice noi a lama fredda, non crea grossi problemi di sanguinamento e si risolve il problema. Soprattutto perché è importante sulla suzione del latte materno, di come si va a attaccare il bambino al seno della mamma, che non è poi una cosa non importante, è fondamentale. Quindi guardiamoci sempre, perché se si risolve da neonato non troverà neanche poi quelli che sono i problemi del futuro. Quindi è importante vederlo e farlo subito. Eventualmente è una frenotomia linguale che si fa ambulatorialmente con lama fredda di pochissimi secondi per attaccare il bambino al seno della mamma. Quando poi sarà più grande, altre problematiche subentrano se non è stato correttamente fatto. Quali? Tutte collegate all'articolazione temporomandibolare, quindi dalla masticazione alla deglutizione, ma non solo. Si è visto che bambini che hanno frequenza di otiti ricorrenti possono essere associate a una difficoltà, una malocclusione, quindi parte anche, in alcuni casi, da un frenulo linguale corto non diagnosticato a livello della nascita. Poi addirittura il mal di collo, no? La cosiddetto dolore cervicale, può essere associato a un freno linguale corto. Quando il freno linguale è corto, guardare sempre anche i piedi, perché il piede piatto potrebbe essere associato. Ma il problema principale, oltre alla dentizione, qui accanto c'ho il collega che lo conosce bene, un palato stretto, un diastema, incisivi inferiori centrali che rimangono separati, ma non solo, e anche e soprattutto il linguaggio. Quindi arriviamo a un bambino più grande, non diagnosticato il freno linguale alla nascita perché magari ha una forma non particolarmente corta, e inizia a non parlare, parla, ma mette male la lingua, appoggiandola sulla parte interna dei denti e non sul palato. La L, la Z, la R e la T. In quel caso bisogna intervenire più avanti, però la frenotomia è sempre possibile, si può fare in ambulatorio, adesso col protossido d'azoto, dicevamo prima, la sedazione cosciente, per evitare un intervento chirurgico con anestesia generale che facevamo fino a pochissimo tempo fa, ma va fatto con laser o con elettrobisturi, perché in quel momento il freno della lingua, se tagliato banalmente con le forbici, tende a sanguinare. Benissimo, grazie mille per averci spiegato tutte queste cose, la ringraziamo davvero tanto e a presto. Grazie, a presto. Ringrazio tutti gli ospiti di questa prima e seconda parte. Cosa sono pronta adesso? Sono pronta a trasferirmi in cucina, quindi restate sintonizzati perché Tada continua lì. Quindi vado.